Fiumi, canali e stagni del nostro territorio sono stati monitorati dai volontari di tutte le età in questa prima giornata di Water Blitz, una quarantina di siti tra Ravenna e Alfonsine che tra oggi e domani saranno controllati dai cittadini scienziati che hanno deciso di partecipare all'evento organizzato dall'Osservatorio Italiano Citizen Science, Centro per l'Innovazione di Fondazione Flaminia Cifla. Vi siete divertiti? Sì. È stato difficile prendere l'acqua. No. E la tua fialetta di che colore è diventata? Quasi rosa. La tua? Rosa. E tu ti sei divertito? Sì. Per i bambini è stata sicuramente un'esperienza divertente e istruttiva per i papà? Anche. Sì, siamo divertiti. Bella esperienza. Bella esperienza. Nelle due giornate di Ravenna Water Blitz il compito dei volontari è quello di rilevare attraverso un apposito kit con reagenti la presenza di nitrati e fosfati responsabili in elevate quantità dei fenomeni di eutrofizzazione sia delle acque dolci che di quelle marine. Cosa consiste questo Water Blitz di oggi e di domani? Allora, consiste nel fare delle analisi dei nitrati e dei fosfati che sono diciamo delle molecole che esistono, in natura sono fondamentali per la vita, però se l'eccesso può portare dei problemi, non ultimo quello dell'eutrofizzazione dei nostri ambienti. Quindi bisogna un pochino cercare di controllarli e monitorarli. E questo stiamo facendo noi, misuriamo quindi nitrati e fosfati, azoto e fosforo insieme ai cittadini. Questa misurazione, come dice lei, avviene proprio assieme ai cittadini, anzi la fanno i cittadini. E come si fa a farla? Sì, allora raccolgono con mezzi propri, creano il loro proprio campionatore e quindi con mezzi di fortuna si riesce a campionare l'acqua. Ovviamente bisogna sciacquare questi contenitori per evitare contaminazione. Poi hanno delle provette e una cuvetta con cui inseriscono la quantità d'acqua giusta in queste provette dove ci sono i reagenti. Aspettando 3-5 minuti avranno una colorazione che ci dirà quante di quelle molecole ci sono, quindi la concentrazione, e la leggeranno con una scala cromatica. Senta, quanto è diffusa questa Citizen Science? Allora, la Citizen Science, lavorare con il cittadino, è diffusa e diciamo in questo momento è all'apice, si sta sviluppando tantissimo. Si fa molto sulla biodiversità, infatti esistono anche già in Italia dei bioblitz. Il Water Blitz si fa soprattutto in Inghilterra, almeno a livello europeo, e lo si fa sul Tamigi, sull'Avon e su altri fiumi. Solo che lo stesso metodo si usa comunque in tutto il mondo e noi vedremo i nostri risultati in una mappa mondiale e questo penso farà molto piacere ai cittadini. Gli obiettivi sono tanti, ma diciamo sono due obiettivi principali. Il primo è lavorare assieme ai cittadini, lavorare e monitorare il territorio, in questo caso la qualità delle acque, e diciamo noi ricercatori assieme al cittadino che vive sul posto. E questo ci permette di avere molti dati che, anche se non hanno la precisione, diciamo, dello scienziato, essendo viene utilizzato comunque un metodo molto standardizzato, molto valido, il leggero errore viene eliminato dal fatto che ci sono molti dati. Quindi, diciamo, lavoriamo insieme con strumenti diversi ma altrettanto validi. Seconda cosa è un modo di comunicare informazioni scientifiche, conoscenza scientifica al cittadino attraverso una collaborazione. Quindi siamo insieme e cerchiamo di spiegare, anche di capire quello, come il cittadino ha bisogno, cioè vuole questa informazione, che cosa gli interessa maggiormente, perché solo conoscendoci bene possiamo comunicare meglio. Sono circa un'ottantina i ravennati che hanno aderito a questo Water Blitz, famiglie con bambini, ma anche anziani, coppie giovani, insomma una Ravenna che ci tiene all'ambiente e che vuole verificare come il nostro ambiente sta. Sì, è vero, anche era una sfida effettivamente, perché il progetto si presentava abbastanza innovativo, proposto dalla Flaminia e dall'università, per cui non c'era la garanzia che la risposta dei cittadini fosse così immediata. Invece la curiosità è stata tanta e la gente ha capito il senso del progetto, quindi il fatto di essere coinvolta in una
processo di conoscenza dello stato di salute del proprio territorio, in questo caso delle acque, e di un qualcosa che deve andare ad approfondire le competenze scientifiche per poter parlare dell'ambiente, per poter parlare dei suoi aspetti. Ecco, il capire che le informazioni, le competenze sono necessarie, ci può allontanare da quei falsi allarmismi, dalle fake news, ecco, ci potrebbe orientare verso una più chiara definizione dello stato dell'arte quando vogliamo parlare del nostro ambiente. Un'ultima cosa, secondo me importante per i cittadini, è che avremo entro maggio un momento di scambio e di condivisione di tutti i risultati ottenuti oggi, e dove i cittadini potranno fare anche tutte le domande, spiegarci le loro perplessità, quindi potremo anche noi imparare a fare meglio in futuro.